Fatela a sta agosto. Sì. Poi che succede? Succede che prendete Romero e se ne va, e arriva De Miranda. Succede che prendete Juric, cioè rigorista, e se ne va, e arriva Simi. Succede che prendete Lukaku e arriva Messi. Sigla! Devo allentare. E bentornati sul canale più short del momento, le rivelazioni calcistiche di Lorenzo Cantarini. Allora, 3 short video, stavo contando quanti erano, quanti cacchi erano fatti. 3 short video in questo weekend nel quale andremo a vedere le 15 probabili sorprese, i 15 probabili flop e i 15 giocatori che probabilmente strapagherete all'asta in questo momento di calciomercato, ovviamente al 7 agosto. Perché questo? Perché molti di voi mi hanno scritto su direct dicendomi: Lorenzo, questo weekend ho l'asta del fantacalcio, Dio mio, è tanto presto. Vabbè, bando alle ciance, prima di iniziare ricordatevi di iscrivervi a questo canale, qualora non l'aveste ancora fatto, clicca iscriviti lì sotto, porcaccia miseria, metti un like se questo video vi è piaciuto, qui sotto sempre c'è il pollicione, iscrivetevi a Lorenzo Cantarini Official su Instagram, perché lì posto le anticipazioni ai video e i countdown ai video appunto, e poi consigli fantacalcio su Twitch, dove ricominceremo con le live del pre-partita a inizio campionato, ovviamente per bacco, cioè sono le 10:11, già sono andato in tilt, iniziamo allora le 15 sorprese, iniziamo 5 per ruolo, difensori. Quinto posto Bogdan, già l'avevo anticipato in un mio video precedente, 20 partite, 4 gol la scorsa stagione, è un giocatore abilissimo nei colpi di testa, soprattutto nell'area avversaria, al momento parte titolare, piace molto a Castori, dunque giocatore sul quale potrete andare a scommettere assolutamente, secondo me, con intelligenza. Quarto posto Ceccaroni, questo me lo sto tirando avanti da un paio di settimane, che ho visto, ha scaricato la fantaguida di fantacalcio.it, sono andato a guardarli praticamente tutti, Ceccaroni proprio sconsigliatissimo, cioè no, non prendete assolutamente per bacco, secondo me invece l'anno scorso ha fatto 3 gol, è titolare, quest'anno secondo me ne va a fare anche di più ragazzi, attenzione Ceccaroni, lo prendete a 1 ovviamente, come ottavo slot di difesa è ottimo. Terzo posto Rico Giannis, abbiamo scoperto l'anno scorso che è un abile battitore di punizione, l'abbiamo scoperto da gennaio in poi, ha fatto 2 gol su punizione ragazzi, è un ottimo tiratore, quest'anno parte al Cagliari con i galloni del tiratore titolare della squadra sarda, dunque potrà fare secondo me meglio dei 2 gol dell'anno scorso, prevedo 4 gol. Secondo posto Darmian. In questo momento di calciomercato, Darmian è l'esterno destro titolare dell'Inter. In molti non lo sanno, anche parlando così con voi su Direct, io qualche credito ce lo rischierei sinceramente. Anche lui come scommessa ci può stare benissimo, anche se poi arriva un altro esterno destro in sostituzione di Hakimi. Potrebbe comunque sia fare sempre il suo come l'anno scorso, ricordiamo, è stato fondamentale la conquista dello scudetto dell'Inter. E poi, primo posto, Cristian Ansaldi, piede da trequartista, esterno che con Juric potrebbe vivere una stagione d'oro. Dall'altra parte, ovviamente, tenete d'occhio anche Singo, ma tra i due preferisco Ansaldi, ovviamente. Andiamo a vedere i centrocampisti. Quinto posto Eymans, allora quando in una squadra ci sono due innesti come Eymans e Perez, due giocatori molto tecnici, che vedono molto bene la porta, di solito uno fa bene e un altro non fa granché bene. Tra i due io scelgo Eymans, vedremo poi se ci becco. L'anno scorso 8 gol ragazzi, dunque la porta la vede benissimo. Quarto posto Bairami, che ormai non è più una sorpresa, lo conoscete tutti praticamente, 10 gol in 2 stagioni l'anno scorso, è un trequartista nel classic, lo ve lo prendete come centrocampista, calcia, punizione e corner, dunque potrà portare parecchi assist. Per me nelle leghe numerose potrebbe essere addirittura anche un ottimo quarto di centrocampo, dunque un titolare delle vostre squadre. Terzo posto Gaston Pereiro, finalmente parte da titolare. Ve lo ricordate a gennaio di 2 anni fa quando arrivò a Cagliari? Io vi dissi questo ragazzo è un fenomeno, 14 gol quest'anno e l'anno scorso al PSV, e invece poi scomparve ovviamente dietro l'ombra di Nainggolan. Nainggolan quest'anno teoricamente non c'è più, lui al momento parte titolare, speriamo ritorni ai fasti del PSV dove fece 42 gol in 4 anni.
Secondo posto Schiavone, che è quotato uno nel listone, non si capisce bene perché. Al momento, ragazzi, è il titolare e rigorista della Salernitana. È vero che si parla di un interessamento del Cosenza per Schiavone, però al momento, ragazzi, è titolare e sembra che Castori abbia messo il veto alla sua cessione, dunque... Boh, al momento un giocatore assolutamente da prendere, anche perché lo prendete a uno, come ottavo slot di centrocampo ci può stare. Al primo posto Miguel Veloso, è apparso in formissima nel precampionato, è il rigorista del Verona, quindi può essere il suo anno. Tra l'altro i registi con Di Francesco portano sempre bei voti, chiedere a De Rossi e a Magnanelli negli anni scorsi. E andiamo a vedere ora gli attaccanti, so che fremete, state fremendo lì dietro al PC o dietro lo smartphone, dovunque siate seduti. Quinto posto, forte, 14 gol l'anno scorso, attaccante titolare Zanetti, secondo rigorista De Taramu, si prende a poco e potrebbe rendere tanto, ragazzi. Come quarto slot di d'attacco nelle leghe da 8-10 partecipanti, potrebbe essere un buonissimo attaccante, lo prendete da pochissimo, comunque risparmiate i soldi per il bomber. Quarto posto Kalnić, bene sì, lui, solo 15 gol nelle ultime 4 stagioni, ma con Di Francesco e la certezza del posto da titolare, perché Lasagna infortunato ne avrà per circa un mese, può tornare quello di Firenze, ragazzi, attenzione. Terzo posto, Stefanone Okaka. È vero che ancora la concorrenza di Nesterowski e Llorente, ma dovrebbe essere l'anno della sua consacrazione. Secondo me almeno 10 gol garantiti. E poi ci sono due partiti, quelli che dicono che il rigorista sarà Pereira e quello che dicono che il rigorista sarà Okaka. Nel dubbio si può prendere. Secondo posto Mancuso, anche questo ve lo sto portando avanti da un paio di settimane, 33 gol in 2 stagioni all'Empoli, 28 gol in 2 stagioni a Pescara e 25 gol alla San Benedettese. La porta la vede bene, e pure rigorista, ragazzi, prendetelo, potrebbe essere il nuovo Ciccio Caputo. E chi sarà il primo degli attaccanti tra le sorprese? Ovviamente lui, Edin Dzeko, giocatore che l'anno scorso ha fatto malissimo, giocatore che molti avete detto non prenderà più Dzeko neanche sotto tortura. 32 gol solo negli ultimi 3 anni a Roma. L'ultima stagione pessima, 7 gol fuori rosa per un mese, assolutamente da non ripetere. Ma le punte di Mourinho, ragazzi, come si sono comportate negli scorsi anni? Kane 23 gol e 18 gol, Lukaku 16 gol, Ibrahimovic 18 gol, Diego Costa 20 gol, Ronaldo 34, 46 e 40, vissuto 3 delle migliori 4 stagioni con Mourinho, Milito 22 gol ritornando all'Inter del triplete. Dunque le prime punte con Mourinho segnano sempre. Abbiamo visto la Roma come gioca in questo momento, come sta plasmando la squadra, lo Special One con lanci e tagli per la prima punta che parte sul filo del fuorigioco. E ragazzi, Dzeko è un giocatore da seconda fascia che potete prendere a relativamente poco e che invece potrebbe diventare veramente uno dei bomber della Serie A quest'anno. Si conclude qui il primo dei 3 short video per quanto riguarda le 15 sorprese oppure flop oppure cos'era, non mi ricordo, per bacco, oppure 15 giocatori che strapagherete durante l'asta. Ci vediamo, presumo, tra un po', non lo so, seguitemi su Instagram perché vi dirò quando parte il prossimo video per vedere appunto i 15 probabili flop della Serie A. Nel frattempo, un saluto dal vascello pirata più famoso del web e ci vediamo tra poco. Caspita.